Saga Crynex e bentornati sul canale. Oggi siamo qui di nuovo assieme col nuovo episodio delle Chest Battle, perché anche quest'oggi ci sarà una battaglia a colpi di bauli tra due di voi. E come ogni volta, il giudizio finale spetterà a voi qua sopra nei sondaggi. Come al solito vi ricordo che se volete partecipare alle prossime Chest Battle vi basta contattarmi il giovedì mattina pomeriggio, quando volete, su Instagram con, mi raccomando, bauli competitivi. Potete prendere spunto appunto sempre comunque dai bauli che avranno i ragazzi quest'oggi. Vi chiedo scusa se non riesco a rispondere a tutti, ma ci sono veramente una marea di richieste. Cerco di fare il possibile, ma molto spesso non riesco, quindi perdonatemi nel caso in cui appunto la vostra risposta dovesse arrivare più tardi del previsto. Detto di questo, detto di quanto, andiamo subito a vedere chi avrà vinto la scorsa Chest Battle, perché appunto vi avevo lasciato sopra nel sondaggio la scelta tra i due sfidanti, che in questo caso sono stati Gabriele e Nico. E questo è il riepilogo delle carte più utilizzate appunto trovate da entrambi i ragazzi a fine spacchettamento. È stata una Chest Battle stupenda, infatti faccio i miei più cari complimentoni sia a Gabri che a Nico. Però il 91% di voi ha decretato come vincitore appunto della scorsa Chest Battle il nostro Nico. E quindi Nico, ancora complimentoni. Questa è la tua targhetta, sei tu il campione della scorsa Chest Battle con un bel 91%. Al di là di tutto, anche Gabriel comunque ha trovato delle carte letteralmente ottime. Però ovviamente la Chest Battle può vincere uno solo, e in questo caso appunto avete votato Nico. Chiudendo il tendone, andando a vedere i due partecipanti di quest'oggi, o meglio, la tabella che seguiremo quest'oggi sarà questa. Ovvero ci baseremo su questa per andare appunto a scegliere le carte più utilizzate per formare la solita scaletta. Ma detto questo appunto andiamo a presentare i due partecipanti di quest'oggi, che appunto saranno Matteo contro Salvo. Partiremo in primis dall'account di Matteo, spacchettamento, scelta delle carte, per poi andare su quello di Salvo e fare la stessa medesima cosa. Siamo sull'account di Matteo e come vedete i bauli sono letteralmente fantastici. Non so quanto tempo ci avrà messo a prepararli, ma speriamo veramente di fare una Chest Battle epica. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, un salutone all'intero clan, e adesso andiamo letteralmente per prima il baulotto della sfida classica. Dopodiché ritorneremo qua davanti per lo spacchettamento completo. Ok, bauli della classica, 38 carte, ragazzi, vediamo di sculare. Demolo, scopre un baule che ci riserva la bellezza di 880 unità di oro. Come seconda cartotta, elettrostimolatore dello zio, 9 volte il cesso dello zio. Successivamente 23 volte in navigione da fitness, chiudendo con 4 volte la donna polenta. Va bene, ricapitoliamo e passiamo subito al baule del clan, perché questo, ragazzi, è meglio che ce lo scordiamo. Andiamo con questo bel baulotto e vediamo letteralmente di fare il devasto. Demolo, scopre un lozzo che ci riserva appunto la bellezza di 1404 unità di oro. Una volta la salumeria, 17 volte i namecciani, proseguendo con 20 volte le rape, 10 volte la torre bomba rospa, prossima ancora 12 volte il brodo. Successivamente, ragazzi, 171 volte la zap, la carta comune più utilizzata su Clash Royale. Ragazzi, così a secco del tavolo del clan è letteralmente un fottutissimo spettacolo. Così, madonna, raga, ricapitoliamo, lasciamo perdere l'arco che è meglio. Comunque, già la comune più utilizzata è saltata fuori. Cominciamo questa Chest Battle al meglio possibile. Ragazzi, baule omaggio, dopodiché avremo baule della birra e quelli lì sotto. Regà, dai così un bel pollicione per Matteo e spacchiamo tutto. Demolo, scopo lozzo omaggio che ci sarà appunto 80 unità di oro. Prossima ancora, una volta la capanna da fitness. Prossima cartigna, 10 volte lo scrotto gelato. Vabbè ragazzi, fa lo stesso un'altra volta. Passiamo al prossimo, regà, che è meglio. Perché baule omaggio non trovano mai niente di bello. Non so perché, ma... Prossimo baule omaggio ci risale appunto la bellezza di 82 unità di oro. Come seconda carta abbiamo una volta il membro di Zio Fester, chiudendo il baulazzo con 10 volte le troie cornute. Ricapitoliamo, e anche questo baule è già riservato nulla di bello. Ragazzi, baule della birra, e almeno raga, facciamo alzare sto grano alcolico. Dacci appunto la bellezza di 508 unità di oro. Prossima ancora, le gemme come al solito. Prossima cartigna, 15 namecciani. Successivamente abbiamo 24 volte i razzisti. Prossima cartigna, 24 volte, ragazzi, questo è buono, i pidocchi sono buoni. Chiudiamo il baule con 7 volte la minchia di scorta dello zio. Va bene ragazzi, va bene, comunque sì, ho detto la gang goblin, ma chi se ne frega, tanto ha già trovato la zappa e quindi le comuni non ci interessano più. Demono scol magico che appunto ci riserva la bellezza di 735 unità di oro. Seconda cartozza, 8 spiedini. Prossima cartigna, 2 volte lo zio, 3 volte il bordello delle troie, 27 volte i parassiti, 46 volte il lercio. Successivamente abbiamo 16 volte mini pecca, chiudendo il baule, ragazzuoli, con 3 volte la fulmine. Non mi lamento, perché comunque è una delle carte epiche più utilizzate, e quindi raga, va bene. Secondo baule magico, raga, spacchiamo tutto. Dai che ci troviamo qualcosa di bello, trovami le leggendarie, ragazzi, 375 unità di oro, che poi sono 735. Seconda carta, abbiamo 6 volte lo scroto. Prossima ancora, 6 volte i navecciani da fitness. Successivamente 31 volte l'elettrostimolatore. Prossima ancora, ragazzi, non troviamo niente di bello. Ancora parassiti. Prossima ancora, ragazzuoli, 16 volte la mega
garapa. Chiudendo il baule con quattro volte lo zio secco. Next, perché chiami i razzisti parassiti? E voi ragazzi non guardate Clash of Clans, io non so cosa dirvi. Comunque ragazzi, lasciamo perdere sto baule perché è letteralmente orribile. Baule super magico e baule leggendario. Apriamo letteralmente uno super magico, perché appunto il leggendario c'ha la carta secca. E vediamo a fine di sto spacchettamento almeno di fare due belle leggendariozze. Demono Scott super magico che ci risale appunto 4, 7, 8, 8 punite di oro. 3 volte il nameggiano cannuccia, 10 volte il membro Discord dello zio, 36 volte il brodo. Successivamente 524 volte il cesso. Dai ancora ragazzi, 87 volte la fornaciozza. Prossimo ancora 23 volte la purga di zio Fester. E ragazzi abbiamo una bella leggendaria qua dentro. Dai che sculiamo. Vai così e dammela ragazzi. Una fuorilegge, la tana del mercato, la zingara, la zombie, mettere come lì per ragazzi. Non saprei che soprannome darà questa carta. Comunque una bella leggendaria dentro il baule super magico. Quindi il nostro Matteo quest'oggi chiude con 2. Nonostante comunque il contenuto è stato letteralmente orribile, almeno la leggendaria è uscita. E quindi regà, andiamo bene. Tutti con me, 3, 2, 1. Vai così e dammela il ragazzi. Che spettacolo regà. Zizzu, troviamo lo stregone elettrico, raga. Io quando trovo Zizzu letteralmente non ne ho per nessuno. Veramente una sculata letteralmente leggendaria, ragazzi. Una sculata leggendaria per forza. La gente si replica, raga, non era di quel colore, ma ragazzi va bene lo stesso. Come carta comune più utilizzata appunto dal nostro Matteo, troviamo la Zap. La Zap è in assoluto la carta comune più utilizzata, e quindi raga lì si piazza e lì rimane. Come carta rara è stato più sfortunato. Infatti non ha trovato né Grider né Polenta, però comunque c'è la Mega Rapa che è una buonissima posizione. E quindi ragazzi, carta rara, Mega Rapa. Per le epiche troviamo la Fulmine, la seconda carta epica più utilizzata, quindi non possiamo assolutamente lamentarci. Chiudendo alla fine ragazzi con due leggendarie, ovvero la Fuorilegge e Zizzu. Ok, adesso andiamo subitissimamente sull'account di Salvo, facciamo lo spacchettamento, riepilogo uguale. Dopo vi ricordo, a fine appunto dello stesso spacchettamento, il vostro voto qua sopra nel sondaggio. Guarda, galleggia e poi. Ok, siamo sull'account di Salvo. Anche lui baule letteralmente molto simile al nostro Matteo, molto molto competitivi. E quindi di conseguenza andiamo letteralmente ad aprire prima il baulozzo del torneo e dopodiché tutti quegli altri. Come al solito faccio un salutone sia a lui che a tutto il clan. E detto questo ragazzi, spacchiamo il pollicione per un bel colpo di fortuna del nostro Salvo e andiamo a spacchettare sto bavolozzo del torneo. Vediamo di fare il devasto. Demonos con questo bavolozzo che ci risale appunto la bellezza di 105 unità di oro. Come seconda carta 4 volte l'orda di rape. Prossima ancora la polenta, volente ragazzi, trova la Shutting Fire Polenta e letteralmente si assicura la carta rara più utilizzata su Clash Royale. Ragazzi, da un baulozzo da 15 carte succede la magia. Proseguiamo ulteriormente ragazzi, chiudiamo questo baule, ma letteralmente abbiamo già trovato la carta rara più utilizzata al primo baule, nonostante sia un baule da 15 carte. Ragazzi, baule del clan, ma letteralmente oggi Salvo parte cazzutissimo. Vamos col baule che ci ritrova appunto la bellezza di 1620 unità di oro. Come seconda cartozza un'altra volta la polenta. Prossima cartigna 16 volte le rape. Prossima ancora 18 volte i dadi star. Prossima cartozza 42 volte il lercio. Proseguendo con 164 volte le troie cornute. 26 volte l'estrattore di ronco. Chiudendo con ragazzoli 3 volte la strega. Va bene ragazzi, la fatta dei denti, ma comunque non ci lamentiamo. Stiamo trovando polente su polente e quindi va bene. Ma adesso dobbiamo andare a caccia delle comuni e delle epiche, quindi mi raccomando concentriamoci. Ragazzi, baule omaggio e spacchiamo tutto. Diamo uno scollo omaggio che ci sarà appunto sempre 91 unità di oro. Seconda cartozza 11 volte l'elettrostimolatore. Prossima ancora ragazzi 2 volte la torre bomborospa. Ricapitoliamo e lasciamo perdere ragazzi. I bauli di omaggio sono letteralmente un qualcosa di così proprio ragazzi, uno schifo. Come se si spingesse al bagno. Uguale, tra l'altro non ha neanche il secondo baule omaggio. Quindi passiamo letteralmente al baule della birra. Vamonos col baulozzo della birra che ci riserva appunto 630 unità di oro, 3 volte le gemme. Prossima ancora, una volta il mini pecca, 16 volte il cesso. Prossima cartozza 7 volte la carogna. Ragazzi, quest'oggi trova tutte le rare, tutte le rare. Ragazzi, vabbè, ci vuole 3 volte le trovi, lasciamo stare. Comunque, raga, le rare che non ha trovato il nostro Matteo le trova tutte Salvo. Veramente impressionante. Raga, adesso baulozzo di legno, baulozzo gigante. E vediamo di sfondare sto culo. Damos col baulozzo gigante che ci riserva appunto 2296 unità di oro. Seconda cartozza, ancora la polenta. Prossima ancora 32 volte la racchetta per le mosche. Chiudendo il baulozzo con 295 volte il giocattolo erotico dello zio. Passiamo col baule magico, ragazzi, trova tutte le rare più utilizzate. Quest'oggi Salvo le trova tutte. Demos del baule magico, vediamo letteralmente di scularne qua dentro. Anche perché appunto ragazzi dobbiamo scularne anche delle altre tipologie. Sculiamo delle altre rarità per favore, dacci appunto 861 unità di oro. Seconda cartozza, ragazzi, molto buona, una delle comuni più utilizzate. 3 volte la mega rapa, 33 volte il giocattolo erotico dello zio, 7 volte il membro di scorta dello zio. Prossima, dai ragazzi, 51 volte gli spiedini, 14 volte il golem di ghiaccio, raga, ma non troviamo niente! Ragazzi, l'orda di Tartari, la carta epica più
utilizzata su Clash Royale. Regà, così di botta, spettacolo! E in questo momento Salvo si ritrova con la rara più utilizzata e con l'epica più utilizzata. E adesso passiamo al super magico e chiudiamo sto spaghettamento con almeno due leggendarie. Dai regà, partiamo col super magico che ci riserva appunto la bellezza di 5166 unità di oro, 23 volte il bordello, 227 volte barba scabbia, 48 volte il brodo, successivamente 338 volte l'orda di rape, proseguiamo con 76 volte la donna polenta, successivamente... Regà, perché già la leggendaria? Ragazzi, abbiamo già trovato la leggendaria. Perché l'ha fatto uscire prima delle epiche? Ragazzi, non so, a voi mi è mai capitato? Non lo so. Si vede che ragazzi deve saltarci fuori un'epica di quelle. Ragazzi, deve saltarci fuori un'epica di quelle da urlo. Vediamo con le... Ragazzi, diciamo una cosa, l'epica era da urlo, infatti mi è venuta più la pelle d'oca per la clonazione che per la cimitero. Ah, ragazzi, comunque è stranissimo, mai capitato di trovare prima la leggendaria che la epica. Comunque sia l'importante aver trovato la leggendaria. Ragazzi, chiudiamo questo spaghettamento in maniera veramente strana, ma comunque abbiamo ancora un leggendario. Regà, dai che sculiamo, vai così e dammela, ragazzi, zizzu, ancora il nostro zizzap, ragazzi. Mamma mia, che ce sto bene. Detto questo, comunque, facendo un ricapitolo veloce delle carte più utilizzate trovate nel nostro salvo, troviamo come comune più utilizzata la gang dei Namecciani. Insomma, i nostri pidocchi tra quelle comuni che ha trovato, appunto, è la più utilizzata. Per le rare, la polenta volante è la rara più utilizzata e, ragazzi, la centrata. Come epiche troviamo, ragazzi, l'orda di Tartari è la carta epica più utilizzata e ha trovato pure quella, chiudendo con due leggendarie, ovvero Cimitero e Zizzu. Letteralmente una chest battle stupenda. Vi lascio il sondaggio qua sopra, anche la tabella per una valutazione più accurata. E detto questo, comunque, terminando qua questa chest battle, spero che siate comunque divertito e intrattenuto per qualche minuto. Vi ricordo che se volete contattarmi appunto per le prossime chest battle, vi basta appunto andare su Instagram e postarmi un bello screenshot dei vostri bauli il giovedì mattina o pomeriggio, insomma, quando volete. Vi ricordo che alle 14 ho caricato un video flame, se ve lo siete persi, mi raccomando, andatelo a vedere. E che dire, ragazzi, io vi saluto, qui da Next è tutto. Bella rega! Me llamo CJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.